mister dell'Ardo Lazzate Campi. Mister, buona la partita, è mancato il gol per la sua squadra, cosa ne pensa? No, non un grande partita, non abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo trovato un Salorno coriaceo che ha lottato su tutti i palloni come giusto che deve fare, visto anche la situazione che è. Però noi oggi siamo stati frettolosi in tante volte quando potevamo giocare. Abbiamo troppo abusato dei lanci lunghi oggi e abbiamo avuto due o tre situazioni, non troppe. Penso che il pareggio sia il risultato giusto. Andiamo avanti nella striscia positiva e niente, speriamo di riuscire a ottenere il risultato, di entrare nei playoff alla fine. Lotteremo fino a quando la matematica non ci dice che non possiamo arrivarci. Assenze importanti per la sua squadra? Sì, assenze importanti come settimana scorsa, perché sia Iacovelli che Nicolo Galli li avevamo già fuori domenica scorsa, più si è aggiunto Proserpio. Sì, stiamo giocando un pochettino con tanti giovani, però ripeto, domenica scorsa i 2,99 ci hanno fatto vincere la partita, quest'anno oggi hanno avuto l'occasione, però si stanno facendo tanta esperienza loro, penso che stiamo anche preparando magari per l'anno prossimo. Esatto, comunque buona l'entrata in campo del 99, capocannoniere della Juniores. Sì, sia lui che Buccini sono entrati 2,99 come domenica, nel senso, no, ma loro si allenano con noi da un po'. Stanno dimostrando che ci possono stare. Se entrano in campo non è perché dobbiamo far esordire il 99, è perché se la merito di giocare, quindi è giusto così. Certo, è chiaro che non ti puoi aspettare che il 99 ti prenda sulle spalle la squadra o ti risolva la partita, però insomma nel contesto ci sta. Questi ragazzi qua bisogna dirgli veramente bravi, 18 partite che portiamo a casa il risultato, sono 4 partite che non prendiamo, cioè veramente bravi, questi miei ragazzi veramente bravi. Bene, grazie mister. Prego.